la nostra città, questo è stato un anno difficile, un anno duro, però anche un anno pieno di novità e intenso di prospettive. Napoli è una città viva, una città che non smette di amare, che ha un cuore grande e lo ha soprattutto nei momenti difficili. La solidarietà nella nostra città è aumentata in queste settimane, in questi mesi. Quindi è un momento di crisi, un momento difficile, ma come in tutti i momenti di crisi vengono fuori le persone, il cuore, le passioni, le emozioni, la profondità dei sentimenti, le radici. Quindi io credo che Napoli è una città viva anche in questo Natale difficile. Io da sindaco di Napoli auguro a tutti i napoletani un Natale quanto più sereno è possibile, un Natale di amore, un Natale di fratellanza e di tante speranze. Io sono certo che per Napoli ci sarà un grande futuro, per il Sud, per quei popoli che hanno sofferenze profonde ma intensità grandi. Quindi sono assolutamente fiducioso che il lavoro enorme che abbiamo messo in campo e che stiamo mettendo in campo 18-20 ore al giorno darà frutti importanti per tutti, soprattutto per chi soffre, soprattutto per i nostri figli, per i più giovani, per chi è in difficoltà. Napoli sarà protagonista nei prossimi mesi nel panorama politico nazionale. Napoli deve contare, Napoli deve essere rispettata, Napoli deve essere amata. Io da sindaco lo amo ancora di più perché ne vedo ogni giorno tanti problemi e più ci sono i problemi, più le sofferenze, più aumenta l'amore. Quindi veramente con il cuore che vi auguro a tutti voi un Natale sereno e un Natale il più spensierato possibile. Dico no ai botti pericolosi, a Capodanno e spaghetti che vongola. Una botta di vita. Ci avviciniamo al 31 dicembre e come tradizione della nostra città cerchiamo di vivere intensamente questo momento di festa, evitando gli aspetti del dolore e certe volte delle tragedie. Anche in un momento di crisi economica, un appello, un invito a non comprare botti illegali, botti pericolosi, ma solamente quelli autorizzati, venire a guardare gli straordinari fuochi d'artificio che si faranno sul lungomare liberato. Quindi, per chi ha un po' di risorse da spendere, tanto da comprare botti illegali, faccia qualcosa di importante per la città e per la legalità. Ad esempio, comprare la cesta delle associazioni anticamorra per fare un pacco alla camorra. Basta iniziare l'anno con la conta dei feriti e qualche volta addirittura dei morti. Diamo un segnale di civiltà, di amore per la vita e di amore per la nostra città. Il 31 dicembre deve essere una festa per lasciarci alle spalle un anno difficile, nella speranza che il 2013 sia un anno più bello per tutti noi napoletani. Dico no ai botti pericolosi, a Capodanno o brindisi. Una botta di vita. La più grande discoteca gratuita a cielo aperto d'Europa. Il lungomare liberato sarà il fulcro del Capodanno 2013 a Napoli, ospitando dalle 22:30 all'alba artisti e DJ. Tutta la notte sarà aperto al pubblico l'Ice Park, la pista sul ghiaccio in Viale Dorn, parallelamente alla Via Caracciolo, e non mancheranno i tradizionali fuochi pirotecnici da Castel dell'Ovo. Ed a proposito dei fuochi, nella conferenza stampa di oggi è stata anche presentata la campagna contro i botti illegali. Per i trasporti il piano prevede il servizio non stop della linea 1 della metropolitana e delle funicolari di Chiaia e Centrale fino alle 13 del 1 gennaio, oltre all'apertura per tutta la notte del parcheggio di Viale Dorn.
L'intero programma è stato realizzato anche grazie al contributo della Camera di Commercio della Regione Campania e di media partner e sponsor privati. Quest'anno per la prima volta una lunghissima discoteca che prenderà tutto il lungomare liberato, quindi è una novità, lo vogliamo fare perché ci aspettiamo tantissimi giovani da tutta Europa, oltre che i napoletani, tutti quelli della provincia e della regione, con i fuochi, quelli legali, dopo la mezzanotte a Castel dell'Ovo, quindi anche un appello perché non si usino i botti illegali, per non contare i feriti la notte di Capodanno, deve essere una notte di festa, di allegria e di serenità. Dico no ai botti pericolosi, a Capodanno, e struffola, una botta di vita.